Uomini e donne, puntata di oggi, aumentano i dubbi su Maurizio. Nella puntata quotidiana di Uomini e donne, si è parlato molto di Gemma e del modo di fare evasivo di Maurizio, che sembra non avere un reale interessamento. Al centro anche altre dame e cavalieri, oltre ai tronisti. Ecco cosa è successo. La puntata si apre con Gemma che viene chiamata al centro dello studio. Maria De Filippi annuncia che la dama ha proseguito la frequentazione con Maurizio, dopo che lei ha deciso di interrompere con Antonino. Viene mostrato un video dopo la fine della trasmissione, in cui Gemma chiede a Maurizio di andare a mangiare fuori insieme. Lui propone di mangiare assieme nel suo albergo, visto che poi c'è anche la camera sopra, ed è più comodo. Viene mostrata poi l'esterna, i due mangiano insieme, parlano di Barbara De Santi e si abbracciano. In studio Gianni sottolinea che Maurizio ha parlato della sua camera al piano di sopra perché era stanco e voleva riposare, non per altro. Gemma dice che lo sa e che lui è stato carino proprio perché era stanco e ha comunque trovato il modo di cenare insieme. Quando entra in studio il cavaliere sorgono dei dubbi agli opinionisti, e non solo. Ida Platano chiede a Maurizio se bacerebbe Gemma, lui è evasivo, e dice che quando si presenterà il problema ci penserà, la Galgani replica che non dovrebbe essere un problema. Maurizio non vuole etichettare il sentimento che prova per Gemma, mentre Tina e Gianni sono convinti che lui sia lì solo per la visibilità, e che non abbia un vero interesse verso Gemma. Maurizio non nasconde che conoscerebbe anche altre persone se si presentasse l'occasione. Maurizio puntualizza che è stata Gemma a cercarlo, ma Tina sottolinea che non per questo deve sfruttarla e basta. La vicenda poi si chiude qui, con Tina che dichiara che manca poco alla fine della storia. Si passa poi ad Elena e Mariano, che sono usciti insieme. La dama spiega che si è trovata bene con lui, è un uomo molto dolce, ed in particolare ha apprezzato che lui l'abbia aiutata e sorretta, quando lei ha avuto un piccolo malore a causa del limoncello che aveva bevuto. Mariano ha confermato che sta bene con lei, e gli sembra di conoscerla da sempre, ma ha dato il numero anche a Claudia, Roberta, Cristina e Giusy. Anche Elena ha dato il numero ad Alessio, Marco e Francesco. Ritiene che si sia nel programma anche per sperimentare. Si passa poi ai tronisti Christian e Brando. Christian è andato nel camerino di Beatrice, ha parlato con lei, e i due decidono di conoscersi, anche se inizialmente la corteggiatrice frequentava solo Brando. Intanto quest'ultimo sta frequentando Valeria, ma lei cerca una relazione seria, ed è portata a cercare quello che non ha avuto dal padre. La cosa spaventa Brando che non sembra intenzionato a proseguire con lei. Finisce così la puntata di oggi. Voi che cosa ne pensate? Vi fidate di Maurizio? O credete che lui stia prendendo in giro Gemma? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti.